Mm-hmm. sono voci e volti noti che impariamo ad amare, diventano di famiglia perché entrano nelle nostre case attraverso il piccolo schermo e qualche volta li ritroviamo piacevolmente a teatro. È il caso della protagonista della puntata di oggi. Alziamo il sipario su Monica Sarnelli.

Quei personaggi, persone, personaggi eh, chiamiamoli come più ci piace, che non hanno bisogno di presentazioni. Monica. Neanche il cognome, guarda, grazie. <ride> Dico, grazie Monica grazie. Sarnelli, va bene, lo diciamo per uh, completezza, protagonista di questa puntata di Su il Sipario, infatti apriamo, alziamo il Sipario su un personaggio noto. Prima dicevo uh, nella presentazione della puntata che uh, alcune voci, nel tuo caso, ma no? anche alcuni volti, diventano familiari, entrano in casa nostra e davvero con tanto piacere non escono più qualche volta li ritroviamo a teatro. Tu sarai a teatro tra pochissimo, raccontaci. Sì, il 21 ottobre sarò al Teatro Musteo di Napoli eh, con lo spettacolo dal titolo Felicissima Festa. Sarà una felicissima festa in quanto festeggerò tre compleanni, 20 che sono gli anni dal progetto Lazzare Felici dal quale ho estrapolato che stasera che è la canzone mia, quella di riferimento. Il progetto è un progetto nato dalla voglia di dare una seconda vita alle canzoni. Quindi eh, insomma, Lazzare Felici, il volume 1 che compie 20 anni. Proprio adesso nel 2024, ovviamente contiene tantissime perle, tantissimi omaggi ai nostri agli autori della nostra, della nostra Napoli. E quindi Pino Daniele, Nino D'Angelo, Renato Carosone, e veramente tanti sono gli autori meravigliosi della nostra Napoli. 28 anni, poi festeggio, 28 anni eh, dei quali io sono. La voce in sigla di questa soap opera fortunatissima che proprio il 21 ottobre del 2024 festeggia 28 anni, perché era il 21 ottobre del 1996 quando andò la prima puntata di Un Posto al Sole. E io sono la voce in sigla della, dalla prima puntata, io insieme a Carlo Favulari, io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani. Sarà come vuoi se questa vita siamo noi Lascia le cose che non vuoi E così poco il tempo per Che ti ha anche appunto sì. identificato prima. Eh, io dicevo proprio questo: alcune persone diventano famiglia attraverso questo famoso eh, piccolo schermo, come appunto accade nel tuo caso. Monica, hai celebrato proprio davvero tutto nella tua vita. Noi lo possiamo dire perché tanto era telea, lo abbiamo fatto su telea. Io ti ho intervistata anche un'altra volta attraverso una rubrica fotografica e quello che mi colpì eh, di quella intervista fu eh, le tante foto che tu portasti di tanti nomi e tanti volti, come hai citato adesso ovviamente, eh, che eh, sono altrettanto riconoscibili. Mi ricordo appunto Peppino di Capri, sì. mi ricordo Nino d'Angelo persone che hanno fatto la storia e la tua storia. Certo. Oggi, dopo tutti questi anni di carriera, l'hai detto, 20 da Lazzare Felici, che cosa ti resta di tutto quello che hai fatto finora? Eh, guarda, mi resta veramente... Ehm, io provo una grande emozione, perché non mi sono resa conto di tutti questi anni che sono passati. Io mi sento ancora proprio veramente una... Una ragazzina che ha ancora tanto da scoprire, forse è questo che poi alla fine, diciamo, mi, mi mantiene, non dico giovane, ma comunque mi mantiene appassionata di quello che faccio, perché io veramente non me ne sono resa conto, ma ho fatto tantissime cose, e veramente devo dire, grazie agli autori che scrivono e, e quindi danno la possibilità a me, che sono un interprete, di poter reinterpretare queste meravigliose canzoni. Come appunto che stasera, come Un eh, Soldato e come eh, tante, tante, come le canzoni di Pino Daniele, che sono tantissime, che fanno parte del mio progetto e sono meravigliose, come le canzoni degli Aluni del Sole, di James Senese, Napoli Centrale, insomma, veramente il patrimonio musicale è vastissimo. E le canzoni sono cento le canzoni che ho inciso fino ad oggi. Per cui insomma io credo che felicissima festa sarà un appuntamento che mi auguro possa, ehm, possa essere ogni anno, perché le canzoni da cantare e gli omaggi da fare sono tantissimi. Il 21 ottobre sarò eh, insieme a tanti artisti che mi verranno a trovare e che canteranno con me le canzoni, quelle che fanno parte del progetto Lazzare Felici. Un progetto allora corale anche in questo caso. Monica, inutile dirci che oggi la musica è cambiata, lo sappiamo bene: è cambiato il modo di fruirne, è cambiato anche il modo di acquistarne, tra virgolette. Sì. Oramai è, bisogna adeguarsi anche a quello, voi cantanti, gli artisti e ovviamente anche chi produce musica. Ma come si fa a non essere fagocitati da tutto questo? Tu, appunto, sei una voce, un volto uh, noto che uh, è entrata nelle case e ha un pubblico che resta lì che è lì e che ti segue ma come non farsi travolgere da quello che è oggi la musica tu sposi tutte queste nuove tecnologie le ma piattaforma certo. te le rinnovi assolutamente perché è il corso della vita che cambia per cui cambiano le mode cambiano cambia il modo l'approccio io poi comunque ho due figli eh, Francesca che tra l'altro ha ereditato la stessa passione mia per il canto eh, lei ha diciamo, questo nome d'arte fuliggine <ride> e quindi voglio dire anche attraverso loro, poi c'ho anche mio figlio Ciro che lei ha una, senti, una, una parentesi, lei sente il peso della mamma Monica Sarnelli perché certo ci vuole coraggio ad essere figlia d'arte nel nostro territorio dove tu sei conosciutissima Guarda, io ti dico che lei sa stare al suo posto, come è giusto che sia, come ho fatto io quando ero ragazza. Per cui lei segue molti miei consigli. Ovviamente, rispetto ad altre ragazze che vogliono fare musica, lei è avvantaggiata perché è la figlia. Di Monica Sarnelli che comunque è comunque inserita, per cui lei viene con me e si ritrova un grande pubblico che chiaramente però ha pure una bella responsabilità. Perché è facile fare le cose un po' di nascosto no? quando ti vengono a sentire dieci persone, quando invece il pubblico è maggiore, ovviamente o sei brava o sei brava, perché altrimenti poi la voce si sparge e. Quanto pare, insomma, Francesca è molto apprezzata anche lei, perché ti ripeto, è una che studia canto ed è che sarà commesso il palco il 21 ottobre. Io ho voluto fortemente la sua presenza per poter appunto fare anche lei questa esperienza meravigliosa, perché il Teatro Augusteo è sempre il teatro, come dire, il teatro di Napoli, il mio sogno, quello di, di stare lì su quelle belle tavole dove ci sono stati tantissimi artisti. Yeah. E quindi sul palco, con me oltre a Fuligine ci saranno tantissimi musicisti, un'orchestra di Dieci Elementi, ci sarà la voce di Francesco Viglietti. Musicisti straordinari, percussionista, sassofonista, due pianisti, due chitarristi, batteristi. Vi, vi invito ad andare, è proprio chiaro ed è, ed è meraviglioso. Tu, sì. tra l'altro, appunto hai parlato dell'Agusteo, la casa del teatro, come eh, non, sì. non riconoscerlo. Però, prima ci dicevamo, giusto una chicca, una parentesi, del luogo dove siamo adesso, la Mondadori, il bookstore della uh, galleria che gentilmente ci ospita e che noi ringraziamo. Che è un posto pazzesco. Allora, oggi noi uniamo la cultura, i libri, la musica, il teatro. Il nome di Monica Sarnelli, che è la musica davvero eh, della nostra terra e della nostra storia, è un luogo di cultura bellissimo. Che belli Stupendo. questi connubi, Monica. Bellissimo. guarda, venitevi a fare un giro alla Monzio... non L'avete già fatto alla Mondadori sotto la galleria Umberto di Napoli, c'è cioè questa meraviglia, è una meraviglia. È un posto davvero, davvero bellissimo. Forse, ecco, sta un po' anche nelle corde dei napoletani, non apprezzare troppo quello che, che, abbiamo. che abbiamo, ecco, e poi alla fine... Cioè, escono, andiamo fuori, andiamo escono, appunto, a Milano, a Torino, andiamo a dire a Bologna, che sono più andiamo, bravi di noi, che siamo ovunque, che, no, che non, non guardiamo vero, le cose che, che non abbiamo. Monica, eh, tu prima ci hai raccontato dei tuoi sì. anniversari. Si ritrova la Monica, diciamo, non voglio dire la Monica più a suo agio perché ovviamente sei sempre a tuo agio quando canti, ma essere a teatro, entrare nelle case con le canzoni, essere in una casa discografica e incidere, quindi in una sala di incisione, eccetera. Dove si aprono le emozioni di Monica di più? Dice, guarda, a me piace stare nella sala di incisione perché so con i miei pensieri, no, vabbè, al teatro però sai c'è il pubblico ed è tutta un'altra vita. Dove siamo? L'hai detto. Si, detto perché il teatro è una magia. Um, il teatro si crea quell'atmosfera intima con il pubblico. Eh, A teatro non ci sono filtri. Al teatro o sei brava o sei brava perché eh, non puoi fingere. Se sei in una sala, voglio dire, diversa dal teatro, dove l'acustica, dove i rumori, dove la gente è distratta dal cibo, da altre cose, anche se sbagli non se ne accorge il pubblico. Teatro no, teatro è la magia. Quindi voglio dire, è proprio quello che piace a me, quello, cioè il fatto di avere e di poter far sentire tutti gli umori della mia voce, perché la mia voce c'è tutto, c'è il fatto che non ho più vent'anni, e <ride> quindi comunque nella voce si sente una maturità si sente comunque a teatro, si sentono anche, a me non piace urlare, non sono una cantante che ama cantare in tonalità molto alte, a me piace far sentire il soffio della voce, questa voce un po' blues, questa voce un po' roca, graffiata e se vuoi una voce anche addolorata perché i dolori della vita... Delle donne, degli esseri umani sono tanti e io sono una della, cioè, sono un essere umano anch'io. Per cui, nella mia voce c'è tutto: c'è anche la gioia, la sofferenza e la passione che ho per, questa, per, 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 per il canto per questa dote. Perché sì, diciamolo che è una. Sì. Io avrei sempre voluto cantare, sonata come una campana. Una volta un cantante mi disse: Guarda, nessuno è stonato, bisogna soltanto prendere lezioni. Non è vero. C'è chi nasce, nasce, <ride> Mia figlia invece sa cantare. No, al di là, al di, là di questo, Monica, mh, raccontavi appunto la sofferenza, un tipo di voce caldo, una voce che ehm, come dire, sussurra qualche volta e non usa un tono troppo, troppo forte. Ma c'è stato un momento della tua carriera, magari no, magari sei stata fortunata, in cui poi però hai detto, ma io mollo, sono nella difficoltà, mollo. Per fortuna non l'hai fatta. <ride> quando io eh, ho attraversato questo momento brutto, è stato proprio quando ho deciso di fare il mio ultimo lavoro, che era proprio l'alzare felice. felice. Gente che non trovo più pa spiace è sempre pronta per non perdere il progetto Lazzare Felice è nato da una voglia di dico adesso faccio un disco che piace a me perché prima avevo inciso canzoni che mi facevo un po' um, condizionare dalle mode da quello che era molto giovane, ero molto giovane per cui appunto. esatto, mi facevo condizionare, per cui a un certo punto ho detto: Adesso faccio il progetto che piace a me. Tant'è che io, quando ho inciso uh, le canzoni di Lazzare Felici, i discografici che hanno stampato il disco per poi portarlo io dire, e, e distribuirlo nei vari punti vendita mi hanno detto guarda queste canzoni sono bellissime tranne una non vi dico quale questa la devi togliere e io ho detto guarda facciamo così io cambio discografico <ride> e quindi a quel grande coraggio eh. sì sì sì, sì, sì perché ha preso tua figlia era proprio quello che io volevo fare cioè io e volevo non ce lo dici fare. quale canzone era dai, dai, noi, siamo fra di noi, come al teatro, siamo fra di noi. Vediamo... No, perché non è carino nei confronti bah, di okay, questa artista allora, che tra l'altro allora, io no. stimo moltissimo. Però loro Beh, la, sciata, vedevano, lui, sì, la vedevano come una canzone di protesta, perché era una canzone che negli anni 70 fu una canzone, insomma, anche sociale, con un, un, uno scopo sociale. Vabbè, insomma, voglio dire, comunque non l'ho tolta, sono stata contentissima perché il progetto è piaciuto così com'è. E devo dire che poi, appunto, c'è stato il volume 2 di Lazzare Felici, che sono appunto le canzoni alle quali ho dato una seconda vita da Lazzaro Alzati e Cammina, no? che ha avuto una seconda vita, e da Lazzari Felici di Pino Daniele, che fa parte dell'album. Insomma, sembra una cosa un po' contorta, ma non lo è. No, in realtà perché... è un canatore che si incastra perfettamente. <ride> esatto, esatto, Guarda, esatto. sei l'esempio del cosiddetto Ultimo Miglio. Mai fermarsi prima, perché sì. magari avresti eh, mollato, ora non saremmo qui in questo posto bellissimo a raccontare sì. della tua voce, sì. con la tua voce. An quindi. Anche perché poi da lì è andato tutto. Mm. Cioè, nel senso che a me Napoli mi ha premiata perché io da quando ho cominciato, io prima cantavo in italiano, cioè ho cominciato da ragazza a cantare nei club e cantavo le canzoni di Sting, di Prince, di Tina Turner, di Gino E Quindi cantavi in inglese praticamente. Cantavo in inglese, infatti tanto è vero che io poi dopo ho cominciato a cantare in italiano, ma facevo un genere un po' tipo di Rotta su Cuba, la mm -hmm. sai, Simona Bencini, insomma, era quella cosa lì. cosa ci hai ricordato. <ride> 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 e quindi voglio dire, chiaramente non avendo il produttore milanese, che mi spingeva forte, ovviamente di Rotta su Cuba mi, cioè, mi passavano avanti, <ride> però tieni presente che quando le canzoni mie andavano sul radio Kiss Kiss, eh, le persone chiamavano e dicevano ma questa chi è chi di Rotta su Cuba? Invece ero io, era Monica Sarnelli, per cui questo, questo genere un po' R&B insomma... Vabbè, io quindi inglese, vengo... italiano esatto, e esatto. invece dovevi tornare poi... alle origini. E poi nel napoletano, nelle canzoni napoletane, nelle mie interpretazioni. Io ci ho messo tutto il mio background. Eh, infatti, io quando canto in napoletano penso a come avrebbe cantato Aretha Franklin, sì. hai capito? Come l'avrebbe interpretata Tina Turner. E questa cosa ovviamente mi... mi piace moltissimo e mi ha premiata. Perché i napoletani hanno fatto sì che io potessi. Vivere di musica, che non è facile, credimi. E quindi, insomma, mi sono poi creata il mio zoccolo duro, soprattutto in Campania volutamente perché ho due figli, quindi mi sono, insomma, faccio la mamma, faccio la cantante. Non ho abbandonato la mia città alla quale sono molto legata. Sono legata alla mia squadra del cuore, il Napoli, quindi ho questo cuore azzurro. Eh, devo dire grazie, grazie, grazie alla città di Napoli, grazie alla sigla di Un posto al sole che insomma voglio dire questa sop che invece di andare indietro va avanti certo che 28 eh. anni con la tua voce ora ovviamente il successo della sop opera lo conosciamo tutti è un successo sì. nazionale ha permesso anche eh, di mostrare un altro volto di Napoli in, sì. tutto, in tutta l'Italia però sai che non hanno mai cambiato la sigla sono cambiati gli attori sono cambiati i corsi registi sono sì. cambiato tutto ma la sigla di Monica Sarnelli io appunto prima lo dicevo è un'identificazione perché tu sei entrata nelle case di tutti gli italiani, quindi non soltanto eh, dei napoletani, perché tutti abbiamo canticchiato, chi segue o non segue la soppa, almeno una volta nella vita la sigla di un posto al sole. Monica, eh, appunto tu eh, ci hai raccontato che sei voluta restare a Napoli e non è una scelta da poco, eh, perché forse è più semplice in certi casi andare fuori anche se... Rappresentare poi la propria città fuori diventa complicato. Ma eh, ci sono stati poi anche dei momenti in cui, andando fuori, hai apprezzato ancora di più? O comunque come ti sei sentita accolta fuori? Perché poi, ovviamente, hai lavorato anche fuori, fuori Napoli. Ovviamente, Napoli vive un bel momento, lo sappiamo tutti. E dallo scudetto, da quando c'è stato lo scudetto, insomma per Napoli è stato... Ma C'è stato il momento buio, adesso siamo un'altra ah, Sì, va bene, lascia perdere Facciamo la squadra. Facciamo un salto, lascia perdere la squadra. Però, Però Napoli è un bel sì, momento, finalmente, insomma, anche noi abbiamo uh, il piacere, ecco, di avere una libreria come questa, mm. meravigliosa e chiaramente voglio dire rispetto ad altre città, modestamente, se voi guardate questa architettura, è stupenda, perché sotto la Galleria Umberto poche architetture così, insomma, quindi voglio dire noi io, io avevo capito che Napoli aveva bisogno di essere eh, supportata, andandosene via tu non la supporti, non la supporti la città, cioè te ne vai e l'abbandoni, quindi io ho capito che Napoli andava assolutamente, che io ci ho creduto e infatti Napoli oggi ci dà delle grandissime soddisfazioni. Perché noi superiamo tutti, perché siamo più simpatici, perché sappiamo fare le cose anche in modo molto... Cioè noi facciamo miracoli, noi tutti, anche tu che fai il programma televisivo, io so quanti sacrifici fai. Quindi voglio dire, cioè noi con poco ci inventiamo proprio delle cose meravigliose, e mentre invece voglio dire, quelli al nord hanno gli imprenditori che finanziano, noi non ce li abbiamo. Noi ci autofinanziamo e quindi facciamo molto più. No, ma guarda, molta, an, più a, Napoli fa, a Napoli lavoriamo il doppio, sì. pagati, chissà non certo, ci sa quanto, certo. con il doppio della fatica, ma con il doppio dei sorrisi, e devo esatto. dire anche con la metà della stanchezza, perché a un certo punto siamo talmente abituati sì. che dice, Vabbè, ma tanto va così. Vero. Grazie, grazie di cuore, Monica Sardelli. Lanciamo ancora una volta l'appuntamento al 21 ottobre al Teatro Augusteo. Con una felicissima festa, sarà veramente una festa. Io ho due bambini. Ci provo, però ci provo però ci provo. Io ti aspetto. Visitere, aspetto nonno, grazie, esatto. grazie, a, grazie a voi, grazie e a noi, voi, vi aspetto. Noi, e noi ovviamente ci vediamo alla prossima puntata di Sul Sipario